appunto TV Riccardo Cristiano, questa è la seconda puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo, questa volta in compagnia non solo di Antonio Saffioti ma anche di Marco Cavaliere, che è il coautore del libro Chi ci capisce bravo, quindi questo libro scritto a quattro mani dove non solo Antonio racconta la sua storia ma grazie a Marco Cavaliere è riuscito a raccontarla questa storia. Io saluto innanzitutto Marco che io non conoscevo di persona, lo conosco solo sui social. Marco si occupa di marketing digitale a Zurigo, quindi ha una vita molto impegnata ed è riuscito a trovare nel 2015, se non ricordo male, a dicembre, come è scritto nel libro, vedi io il libro ce l'ho sempre sotto mano, 12 dicembre 2015 in una chat un messaggio non letto di Antonio dove lui ti propone di scrivere questo libro, tu accetti subito. E cosa accade dopo? Allora, accade che innanzitutto non sono stato la prima scelta, mettiamo nel senso, Antonio aveva cercato giustamente altri autori prima di me che secondo me gli avevano fatto delle proposte discutibili, perché gli sono stati chiesti, Antonio può confermare o smentire quello che racconterò, gli sono stati chiesti dei soldi, gli è stato chiesto una commissione importante per la stesura di questo libro. A quel punto si è rivolto a me, lui cercava un ghostwriter inizialmente e io ho detto accetto a due condizioni. Le mie condizioni sono state: la prima è che io ci voglio mettere nome e faccia, perché voglio scriverlo sentendomi parte di questo progetto nel modo in cui reputeremo insieme che sia il migliore modo. Infatti poi il libro non è una biografia tipica, perché è un libro corale, no? È una famiglia che racconta, non è solo Antonio. Seconda condizione era: non voglio un euro, ma non ci si guadagnerà un euro da questo progetto, tutto quello che raccoglieremo lo daremo in beneficenza. Questa cosa ovviamente Antonio l'ha sposata fin da subito al 200%, e da lì è nato l'inizio della collaborazione. Antonio, conferma o smentisci? Confermo che mi ero rivolto ad altre persone che mi sono reso conto che non avrebbero avuto la stessa empatia che avrebbe avuto un mio amico. Vero. Perché noi ci conoscevamo già da prima. Sì. E poi comunque lui, Marco, tu sei entrato anche nella famiglia, quindi sei stato accolto in casa, quindi sei diventato uno di famiglia, penso, di casa. E questo forse lo può dire Antonio, perché anche tu hai qualcosa da raccontare quando lui poi è arrivato a casa, o sbaglio? Antonio? Sì, io lo definisco, da dopo che abbiamo scritto il libro, come un fratello, il fratello che non ho, perché io ho una sorella, quindi un fratello che finisco il mio fratello. E io ti devo dire che sia io che la mia famiglia avevamo un po' di imbarazzo a raccontare la nostra vita, però lui ci ha messo subito a nostro agio, si è da subito dimostrato uno di famiglia, perché per scrivere il libro ci abbiamo messo due o tre mesi, quindi ci siamo visti 5-6 volte, quindi l'amicizia è aumentata e la familiarità pure. E senti, adesso io ti chiedo una cosa, Marco, dai, allora, la cosa che tutti chiedono è se c'è anche un difetto di Antonio, cioè nel senso, tu quando lo ascoltavi, lo ascoltavi raccontare, non so, dici, beh, Antonio è una brava persona, Antonio è una persona che è molto sociale con tutti, perché Antonio lo puoi criticare, però veramente è una persona apertissima, io l'ho conosciuto così e così rimane, magari può apparire addirittura rompiscatole perché ha pochi nemici in questo senso, però ci sarà un lato del carattere di Antonio, dice, guarda, Antonio, però, cos'è? Antonio, dovresti dire Antonio, però, perché Antonio è bravissimo, però. Allora, guarda, ottima domanda e ti rispondo così.
È stato uno dei motivi per cui le cose sono andate come dovevano andare, questa tua domanda, perché quando lui mi ha detto cerco un ghostwriter, io ho detto non farò mai il tuo ghostwriter. Sì, intanto perché un ghostwriter è una persona che lavora su commissione, quindi non mi interessa, non è una cosa che mi interessa. E poi io voglio farlo perché ti voglio mandare a fare in culo, non so se si può dire, Sì, si può dire. se c'è bisogno, perché Antonio è una persona con cui bisogna scontrarsi, cioè io ho detto, sei una persona molto empatica, hai una storia molto forte, ma tu ti vuoi imporre, io no, non avrei mai potuto fare questa cosa da datore di servizio, cioè da freelance assunto per fare questa cosa, perché con Antonio ci devi litigare, ci devi discutere, poi una cosa non gli piace, tu lo devi convincere che invece è così, a volte è testardo, quindi questo progetto poteva funzionare solo, cioè solo con una collaborazione diretta in cui ci si poteva permettere di tenergli testa. Quindi, se dovessi trovare un difetto, direi che a volte è una persona molto testarda e anche orgogliosa. Quindi va gestito col pugno duro, diciamo. Comunque posso dire che la stessa cosa poi emerge anche dal libro, perché poi è quello che il papà, cioè Pino, fa emergere quando parla della scuola, parla che Antonio comunque magari si lasciava andare da bambino, invece per imparare che devi tirare fuori gli attributi, alle volte ti devi scontrare con la realtà. Poi a me Sì. piace molto una cosa che tu hai scritto nella prefazione, io la voglio prendere, la voglio leggere. Perché è una piccola cosa, ma è una grande cosa allo stesso tempo. La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare le avversità. La disabilità è un'arte, è un modo ingegnoso di vivere. E questo si evince proprio dal libro, da come è stato scritto, dalle avventure che sono la vita quotidiana di Antonio, ma possono essere di qualunque persona, sia abile che disabile, che bisogna, come diceva Totò, arrangiarsi. Sì, è la cosa, in questo mi sento di dire che Antonio è un artista della vita, nel senso che se Antonio anche fosse normodotato farebbe molte più cose di quante io solitamente farei altrimenti, cioè a prescindere da tutto lui vive una vita più ricca della mia sotto alcuni aspetti. Nonostante le difficoltà, quindi se anche le mettessimo da parte, lui dimostra un'arte di vita, una voglia di vita che vanno veramente oltre una qualunque vita normale. Nelle sue condizioni questa cosa si amplifica di mille volte, perché uno sforzo che per noi è andare a teatro il pomeriggio, che è una cosa che ti può scocciare fare, per lui è uno sforzo titanico, ciononostante lui trova una forza che io spesso non trovo. Quindi, secondo me, l'arte di vivere, l'arte di arrangiarsi in lui è amplificata alla massima potenza, perché non solo si arrangia, ma è riuscito, come nel libro viene raccontato, no? A costruirsi una vita ricca, cioè ricca per chiunque, non ricca in proporzione. E questa è una cosa che io gli riconosco e che io devo dire, mi permetto di aprire una parentesi, da quando ho scritto questo libro la mia vita è cambiata, perché Antonio mi ha insegnato a vivere e il senso della vita molto più di quanto io l'avessi capito prima, e questa cosa è stato un guadagno che i 1.000-2.000 euro di commissione non mi avrebbe, è per questo che ho abbracciato il progetto e sono stato ripagato. Ma guarda, io penso che sia quello che poi è il libro, cioè quello che tu stai dicendo adesso, tutte le persone che hanno letto il libro, quando lo abbiamo presentato o che mi hanno messaggiato, penso che abbiano messaggiato ad Antonio, traspare questa, traspare la voglia di vivere, la voglia di godere attimo per attimo della giornata. Molti di noi, e io sono uno di questi, per tanti anni ho lasciato pure correre cose che potevo fare rinviandole a domani. Una persona che invece non conosce quello che sarà il suo futuro, e ognuno di noi in fondo è così, solo che Antonio ha una disabilità evidente e quindi non sa quanto sarà la durata della sua vita, ma anche la mia è così. Io non so se domani, uscendo di casa, la mia vita finisce, come può finire la vita di chiunque. Quindi è godere l'attimo e non rinviare a domani quello che invece puoi fare oggi. Anto tu dicevi va a teatro. Antonio fa a teatro, che è la cosa che ancora di più Sì, sì, mi sì. partecipa. Io quando l'ho visto recitare, ancora di più mi sono convinto che Antonio non ha limiti.
Cioè, l'unico limite ce l'ha qualcun altro quando vuole vincolarlo nella barriera che crea, non so, nel negozio quando non c'è la pedana, nell'ufficio pubblico quando non c'è l'accesso alla persona disabile, o quando non ci sono ancora magari delle strumentazioni alla portata di tutti, come questo mezzo che abbiamo in questo momento che è Skype, che può essere magari una cazzata, però potrebbe essere un modo anche per far uscire e far partecipare attivamente alla politica una persona come Antonio o nella società. Tu adesso, per esempio, Antonio lo fa da letto questo collegamento. E per me è bello vedere che Antonio può dire la sua, non soltanto, diciamo, uscendo con la carrozzina. Cioè, io non riuscirei ad avere alle volte la forza di vivere sapendo di rimanere chiuso in una stanza per tutta la vita. Lui invece reagisce e a me questa cosa dà forza perché poi lo vedo negli altri che mi dicono: mamma mia, Antonio, questa me l'ha detto una ragazza, Antonio alle palle, cioè, ma va? Cioè, ancora di più, cioè, è volgare, Mari, scusate per la volgarità, però è vero, cioè, gli attributi nascono quando decidi di metterli in discussione tutti i giorni. Sì, Proprio vero. di tutti quanti. Secondo me libri di questo tipo sono necessari perché mandano messaggi semplici ma appunto necessari e spesso sottovalutati. Uno dei messaggi forti che manda questo libro è non avere scuse, no? Cioè, uno dei forti lasciti di questo libro è se una persona come Antonio ha costruito la vita che ha costruito, nonostante tutto, nessuno di noi ha scuse per svegliarsi la mattina lamentandosi. O essere scocciati, o essere irriconoscenti, o sentirsi in credito nei confronti della vita, no? Sentire che la vita ti stia negando qualcosa. Perché io veramente da quando abbiamo steso, abbiamo passato intere settimane a casa di Antonio, perché come sai, tu avendo letto il libro è scritto da quattro punti di vista diversi, quindi tutti i membri della famiglia hanno raccontato la storia, che poi è stata unita. Quindi ci è voluto del tempo. E da quel momento in poi io, cioè ogni giorno mi sono svegliato e mi sveglio pensando, se anche oggi l'avvocato Saffioti si sveglia e sorride e farà qualche stupidaggine della sua, e litigherà con qualcuno su Facebook e avrà entusiasmo, io non ho nessuna scusa neanche oggi per dire che palle la vita fa schifo e me ne sto nel letto. E questo è un messaggio necessario, perché secondo me, in una realtà in cui si ha sempre di più, si apprezza sempre di meno, ed è fondamentale tenere alta l'attenzione su quanto si ha e quanto si trascura spesso. Infatti, quello che leggevo proprio nelle righe del libro, che ti dico con sincerità, ho letto in un pomeriggio, perché è un libro piccolino, ma vuoi sapere sempre come andrà a finire. E la cosa bella è che non finisce, perché poi, vabbè, sai che, non so se Marco adesso sei a conoscenza, ma lui lo ha detto in giro, ci sarà quello che è accaduto dopo la sua esperienza di persona tracheotomizzata e quello che comunque c'è anche prima, perché lui si impegna socialmente e quindi non solo fa teatro, fa politica, non so se si può dire l'opinionista sui social, ma tu fai l'opinionista sui social, se dici la tua. Fa l'influencer. Bravissimo, ecco, l'influencer. Magari può essere tacciato di essere, non lo so, tendente più a sinistra che non a destra, però la cosa bella è questa, cioè la cosa bella è che comunque non ti spaventa il fatto di essere giudicato, di essere criticato o di essere considerato ancora magari più estremo, perché uno come te dice, vabbè, io lo vedo che è disabile, poverino, invece no, poverino un cavolo. Cioè, tu c'hai le tue idee, ti devono criticare. Cioè, nel senso, se sono contro, te lo dicessero. Io sono il primo a dire. Certo, è questo lui. Cioè, non è, anzi, tu cerchi lo scontro. Cerchi qualcuno che ti dica: sei uno stronzo. No, te l'hanno mai detto su Facebook. Ti è capitato? No, no, capita, capita. No, a te Antonio, no, no, rispondi tu. Confermo però che capita, no? Sì, io. Le ultime periodo devo pure ripulire le mie amicizie social, perché con alcune persone sono arrivato proprio
Uno scontro diretto, quindi ho preferito non toglierla. Ecco, aggiungo un difetto, Riccardo, e chiedo ad Antonio di dire la sua su se stesso qui. Un difetto di Antonio è l'essere troppo empatico e il prendersela sempre un sacco sul personale. Cioè, se a lui dà fastidio la politica salviniana in un determinato contesto e lo scrive, se qualcuno gli dice non sono d'accordo, non gli cala, come si dice in calabrese, no? Lui non riesce a farsi calare niente. Sei d'accordo? Sì, questa cosa soprattutto da quest'estate in poi. Ora spero Sta di diventando essere più politico, più più moderato, diplomatico, di più essere più diplomatico. diplomatico, sì. Spero di non essere più così, però purtroppo con alcune persone non riesco ad essere empatico, non alzo, secondo me. Molto empatico, non alzo, no. Tra l'altro, Riccardo, non so se ne avete parlato già nella prima puntata, penso di no perché l'ho vista tutta e non mi ricordo se si è affrontata questa cosa, ma Antonio scrive, no? Scrive ancora adesso, scrive su alcune riviste, scrive pezzi di giornale, sta lavorando al libro. Non so se Antonio ha avuto modo di raccontare come scrive attualmente, perché questo è un altro grande punto tra virgolette, non ci sono scuse, perché io anche scrivo quotidianamente e a volte mi scoccio. E Sì. scrivo con una facilità impressionante. Antonio non si stanca mai di scrivere. E io glielo chiederei di raccontare come scrive, perché questo non so se tu lo sai attualmente come lui deve fare per scrivere, ma è una cosa molto interessante. Diciamo che gli altri non lo sanno, quindi raccontiamolo. Allora, io scrivo attraverso la tastiera su schermo per premere sui tasti. Mi sposto sia con la mano sia con i movimenti del naso e poi clicco su un programma che si chiama Face Mouse. In pratica io quando sto fermo con il naso si genera il click. Automaticamente al click, io poi in base a come muovo il naso posso fare il click permanente o quello destro, sinistro. Però quello che voleva dire Marco è che bene o male è la realtà delle cose. Mentre poi è molto faticoso, cioè tu per scrivere un testo di poche righe, quanto tempo ci metti, diciamolo? Un po' 10 minuti. Per esempio, ogni posto che faccio la mattina ci metto un quarto d'ora, 20 minuti. Cioè, quindi per insultare i salviniani tu comunque perdi mezz'ora di tempo e dici: io guarda, non me ne frega, uso il naso per poter fare. Pensa quando deve rispondere ai commenti. Povero, veramente. Io metterei questo, cioè io metterei alla fine di ogni tuo commento, tra parentesi, il tempo che ci hai messo per mandare a fanculo qualcuno. Chiusa parentesi, perché già è un impegno. Già quello secondo me è una risposta. No, ma cioè, prima Antonio riusciva a usare più la mano, no? Quindi so che scriveva più facilmente con la mano. Ma quando ha iniziato a dover usare il naso, cioè per me questa cosa ha, se possibile, amplificato ancora di più il valore del tutto, perché io a volte mi rompo le scatole a rispondere a mia madre per scriverle tutto ok, e mi scoccio a scriverle tutto ok, e ci metto un secondo e mezzo. Antonio, quando gli scrivo come va, per rispondere a me e dire tutto ok, magari ci mette 2 minuti. E Certo. cioè non è una cosa scontata. Io leggendo un libro del genere e conoscendo una storia come quella di Antonio, realizzi quanto valore abbiano le cose più semplici, apparentemente inutili, come scrivere a un amico tutto bene. No, ma è così. Sì, Ma è meglio sempre mani dell'altro. No, scusa Antonio, vai, rispondi. allora, io anzitutto con tutto quello che ha detto Marco, mi sono un po' emozionato.
Anche se io sono Vedi, è troppo empatico, non si ci può parlare. mai No, ma non è vero. Allora, sai cos'è? È Antonio, è di cuore. Secondo me, Antonio, posso dire una cosa? Guarda, sincero, tu ti innamori delle persone, tu le fai tue. Una volta che tu trovi quelle poche rare persone che sono a te congeniali, nasce un amore. E quindi c'è quello scambio di amore che c'è tra tutte le persone che creano dei ponti telepatici tra di loro. E quindi si sta un rapporto, diceva, d'amorosi sensi, ed è la verità. Perché tu Hai ami con... colto il senso dal mio cuore. Sì, io questo è una cosa che è positiva, però delle volte può essere negativa, no? Io ora sembro la persona più forte di questo mondo, ma fino a 20 giorni fa, ho fatto delle sedute di psicoterapia, perché proprio questa eccessiva empatia che ho non mi faceva dormire la notte. Quindi io ho avuto delle serie difficoltà negli ultimi mesi, però poi per fortuna le ho superate. Però essere empatici delle volte può essere un serio problema, perché io, se sentivo la notizia del migrante annegato, del migrante che è in balia del mare, oppure del disabile con la SLA, io non ci dormivo la notte, capito? Ci pensavo più agli altri che alla mia situazione. Questo problema l'ho avuto proprio nel momento in cui quello che stava male, cioè, ero io. Invece io mi caricavo sulle spalle tutto il dolore delle altre persone. Io pure ho litigato con alcune persone disabili in questi mesi, perché mi sono trovato di fronte a degli amici disabili che avevano delle idee proprio, avevano dell'odio gratuito in corpo che io non mi riuscivo a spiegare. Io dicevo: come fai tu, che sei disabile come me, che vive una diversità, ad odiare chi è diverso da te, chi è LGBTQIA, chi è migrante, chi è zingaro, chi è diverso, Che interista nel tuo è caso. mentalismo. Ma guarda che succede anche nella comunità LGBT, eh. Tu pensa, mo te ne racconto una. Tu voi, non so se lo sapete, ci sono magari delle persone più o meno effeminate, ok? Da sempre c'è la solita discriminazione da parte di alcune persone della comunità LGBT con i cosiddetti velati e quelli che invece magari si espongono un po' di più, un po' anche come le persone transgender. Sai quanta discriminazione c'è all'interno della comunità LGBT con le persone transgender? E si ci fa la cosiddetta guerra fra poveri e vale anche per le persone disabili. Cioè, purtroppo nessuno di noi è scevro da essere un razzista, da essere una persona che ha dei pregiudizi. Cioè, io pure magari ho dei pregiudizi nei confronti delle persone di destra estrema perché, non so, vedono le persone della comunità LGBT come un pericolo. Però io mi auguro e spero che ci possa essere tra di noi dialogo e si possa prima o poi arrivare a un punto di incontro e parlarci. Magari le persone che hai incontrato tu disabili sono persone che non hanno vissuto l'esperienza, non hanno avuto la fortuna barra sfortuna di vivere l'esperienza che hai vissuto tu. Tu hai la fortuna di avere una famiglia meravigliosa, di aver incontrato anche persone come Marco, persone come Valeria, come tante altre persone che ti hanno
accolto, vi siete scambiati i vestiti, vi siete scambiati le scarpe e siete stati fortunati a incontrarvi, ma non tutti hanno avuto la fortuna di incontrare persone aperte, persone solari, persone che accolgono, secondo persone, me. Persone come Riccardo, Antonio, aggiungerei. C'è Riccardo fa parte proprio, guarda, è un caso che non si capisce da dove esce Riccardo. Ma io sono più fortunato, lo sapete perché? Perché allora io ho conosciuto adesso finalmente Marco, cioè questo Marco Cavaliere scritto nel libro, poverino, tu sei vanitoso, hai messo questa foto qua e Marco Cavaliere non esiste. E nel prossimo libro ci vuole una foto dietro dove c'è anche la foto di Marco Cavaliere, perché Marco è intelligente, è un bel ragazzo, quindi di conseguenza perché lo tieni nascosto, porca miseria, voglio capire, perché sta a Zurigo solo per questo, no? Ma in quella foto della copertina io c'ero da bambino lì accanto, ma Antonio mi spingeva, capito, perché si voleva fare la foto da solo.